Assessore alle politiche sociali e giovanili del Comune di Lanciano, Cinzia Amoroso, oggi una bella iniziativa, davvero c'è tanto divertimento, ci sono i bambini insieme ai nonni, insomma c'è un clima davvero bello, divertente per un pomeriggio di fine estate. Sì, perché sociale significa integrazione. Devo dire che alla prima edizione eravamo titubanti perché non sapevamo se la città avrebbe risposto a questa nostra idea, che nasce dal fatto che dopo il Covid tutti a casa e i nonni chiedevano di rivedere i loro familiari, quindi mi è venuta così l'idea. Idea appoggiata da tutta l'amministrazione, perché nel momento in cui abbiamo dato il via alla prima edizione abbiamo visto che comunque c'è stata una risposta da parte dei cittadini, quindi le famiglie che addirittura poi sono venute a chiedere di rincontrarsi, si crea aggregazione, i ragazzini giocano, i bambini di tutte le età, con le mamme, i genitori e portano anche i nonni. La terza edizione ci riproponiamo sempre di rifarlo, devo ringraziare tutto il settore che ogni volta d'estate lavora per queste mie idee folli e soprattutto Crazy Lab con cui noi abbiamo collaborato per organizzare questo evento. Assessore, questa è una delle tante iniziative che sono state promosse, patrocinate, organizzate dal Comune di Lanciano in questa estate 2024. Sì, abbiamo organizzato le colonie estive, abbiamo organizzato una gita fuori porta nella possibilità di portare anche i familiari, abbiamo organizzato delle tombolate, delle pizze, insomma diciamo che siamo attenti come amministrazione, vicini alle necessità anche ludiche, perché il sociale, io mi occupo del sociale, il sociale è anche questo, non è solo dare un contributo per un problema, ma è anche dare un contributo per dare un sollievo alle famiglie. Amanda Paone, presidente dell'associazione New Crazy Lab di Lanciano, un'associazione che si occupa appunto di far divertire i ragazzi, i bambini, i ragazzi più giovani, e insomma un'associazione insomma che si dedica all'intrattenimento dei più giovani in varie maniere, ma oggi c'è la terza edizione di Generazione a Confronto, nonni e nipoti che si incontrano qui alla Villa Comunale di Lanciano, Villa delle Rose, per un momento davvero divertente. Sì, allora è un evento come terza edizione, è proposta dal Comune di Lanciano con le politiche sociali, con la dottoressa Cinzia Amoroso. È praticamente un evento che è nato, diciamo, per gioco, perché è bello mettere a confronto le vecchie generazioni con le nuove generazioni, le vecchie musiche con le nuove musiche, nonni o comunque adulti con i bambini che si confrontano nei giochi di una volta con i giochi di adesso. Come potete vedere proprio lì la campana, che è un gioco di una volta, la musica assordante che però i nonni non sopportano, però diciamo che è piaciuta e siamo arrivati alla terza edizione. Ecco, c'è anche un momento per la merenda, lo zucchero filato, insomma una bella iniziativa per far divertire tutti quanti, dai più piccoli ai più grandi, mascotte, merenda, quello che uno, come si vuole divertire si diverte.